що його бомбили. Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. From President Zelensky to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies, everyone from students to retirees to teachers, turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Piacere di incontrarla. Piacere di incontrarla, mi piace incontrarla in questo momento assolutamente tragico e difficile. Quindi le porto anche per tutta la solidarietà della Camera dei Deputati e del Parlamento italiano. Sottolineare che questa decisione è una decisione storica. Voglio ringraziare tutto il popolo italiano, tutte le autorità italiane per il sostegno grandissimo e enorme verso il mio paese, soprattutto per la decisione fatta ieri nel Parlamento. La solidarietà del popolo italiano con il popolo ucraino è il segno di amicizia tra i due paesi. So long live Ukraine, long live Europe, Slava Ukraini! Il dialogo e la pace lo si costruisce nell'unità dell'Europa, nell'unità dell'Occidente, nelle sanzioni che sono anche dure per arrivare alla pace che è il nostro obiettivo. E dall'altra il gesto che abbiamo fatto oggi è che è affidata la coscienza di ognuno di noi contro l'indifferenza. Non possiamo essere indifferenti di fronte alle immagini che vediamo. Credo però che nonostante la scelta di inviare armi in Ucraina, gli sforzi per la costruzione di un percorso di pace debbano rimanere prioritari. Per questo abbiamo chiesto di insistere sulla strada del dialogo, del confronto, chiedendo anche una tregua. C'è bisogno di una grande comunione di solidarietà con chi sta soffrendo. Naturalmente anche accogliere. Abbiamo discusso tanto in modo sbagliato negli anni scorsi dell'accoglienza. Ecco, oggi tutti noi capiamo quanto è alto il valore dell'accoglienza per chi scappa con i propri figli, con i propri vecchi da zone di guerra. Stiamo studiando, stiamo lavorando e sto valutando anche la possibilità tecnico-logistica di esserci in presenza, perché al di là delle manifestazioni per la pace che ci sono a Roma, a Berlino, a Madrid, a Parigi, a San Pietroburgo, evidentemente non a Kiev, un conto è invocare la pace a distanza, un conto è mettercisi fisicamente in presenza.